Ambrogio Invernizzi ha appena terminato questo convegno in cui lei è stato tra i relatori, tra quelli che hanno portato la loro testimonianza su questo argomento davvero interessante, che è la successione, il passaggio di testimoni in un'azienda tra diverse generazioni. Se vuole riassumerci un po' quella che è stata la sua esperienza, anche il momento è stato molto significativo quando ha spiegato di aver capito davvero che era diventato il suo momento, che toccava a lei. Il momento del passaggio generazionale si basa più che altro, secondo me, sulla formazione che la prima generazione o che la generazione precedente deve dare alla generazione successiva. Ho detto, io devo ringraziare i miei genitori che fin dall'inizio, fin da piccolissimi, ci portavano nell'opificio e ci tenevano lì, magari quando eravamo nel box da bambini di 2-3 anni, ci lasciavano lì nel box mentre loro lavoravano, impacchettavano il burro. Questo ci ha fatto respirare fino a quell'età lì il nostro lavoro, lavorare il burro, lavorare il formaggio, e ci ha permesso di avere la passione per questo prodotto e ci ha portato sempre più nel tempo a essere convinti di tenerlo quasi naturale e continuare a proseguire nel lavoro. Poi, come ho detto prima durante il convegno, un aneddoto è quello proprio quando mio padre ha voluto darmi dire, ritenendo che ero pronto, farmi prendere delle decisioni importantissime per la vita della nostra azienda. Quello è stato un'occasione che non mi dimenticherò mai nella mia vita, perché è stato un vero trauma. Dovevamo andare insieme a fare, avevamo una grossa commessa in Olanda e rinnovavamo questo contratto ogni mese. E io lo accompagnavo sempre nel rinnovare questo contratto. E una volta mi ha detto, senti Ambrogio, non mi sento tanto bene, vai tu, non preoccuparti, telefonami man mano come vanno le trattative, io ti consiglierò e lo porti avanti. Io vado già un po' agitato perché per la prima volta mi accompagnavo, arriviamo, iniziamo le trattative, iniziamo alle 9 del mattino, verso mezzogiorno eravamo in un punto molto critico, come avevo fatto durante tutte le trattative, tutta la trattativa ogni mezz'ora, ogni ora, gli telefonavo per azionare e chiedere consiglio come fare, a mezzogiorno lo chiamo, mi risponde la mamma, mi dice senti tuo papà non è stato bene, non può risponderti al telefono, io dico cosa devo fare e fai tu, sei lì, se l'hai accompagnato tante volte arrangiati. Io decido di andare avanti, torno a casa la sera con l'aereo e trovo che lui stava benissimo e mi ha detto l'ho fatto apposta per spingerti a decidere una situazione di difficoltà, qualunque decisione avessi preso, sia se rinnovare il contratto o non rinnovarlo, era un momento di maturare, dice noi come azienda abbiamo voluto rischiare, o io ho voluto rischiare su di te, perché è importante che devi avere dei momenti di decisione autonoma senza dover sempre costantemente chiedere. Presidente, un'ultimissima battuta in generale su questo convegno che è stato molto, molto interessante e molto gradito da tutti quelli che hanno partecipato. Il convegno l'ho trovato davvero interessante anche io, è stato bello confrontare con altri imprenditori, è stato bello il fatto di aver avuto testimonianze delle due generazioni, di padre e figlio. È stata davvero una cosa molto interessante, molto bella vedere come si rapportano a vicenda e come in realtà sono molto simili quasi tutte le esperienze, anche se in campi molto diversi.